Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo video. Allora, so perfettamente che quest'oggi parlo di qualcosa che si discosta un pochettino dall'ambito videoludico cui si dedica solamente il mio canale, ma sapete benissimo ragazzi quanto io ami il cinema, ami i film e soprattutto quanto io ami la Disney. Infatti quest'oggi voglio parlarvi, spero brevemente, del corto che è stato pubblicato appunto dalla Disney, Once Upon a Studio. Questo corto è stato pubblicato veramente pochissimi giorni fa, ragazzi, ed è stato pubblicato proprio per celebrare il centenario della Disney, perché sono passati 100 anni, quindi era il 1923 quando quel genio di Walt Disney ha fondato appunto quella che tutti noi conosciamo come la Disney. Questo corto, per chiunque se lo stesse chiedendo, è stato pubblicato su Disney Plus. Se non lo avete ancora guardato e avete un abbonamento a Disney Plus, ragazzi, non posso che straconsigliarvi di guardarlo. E adesso cercherò di spiegarvi, senza fare spoiler, il perché. A parte che, essendo un corto, dura davvero molto poco, ragazzi, dura poco più di 10 minuti, quindi comunque non impiegherete tanto tempo per guardarlo, ma poco importa della durata, ragazzi, perché io credo che la Disney con questo corto abbia cacciato davvero un piccolo capolavoro. Non ho paura di usare questa parola perché è l'unico termine che mi viene in mente per poterlo descrivere. Io appunto vi ho detto che non voglio fare spoiler, quindi non entrerò nello specifico, ma in questi 10 minuti, ragazzi, la Disney è stata capace di ricreare una magia che secondo me purtroppo si è andata perdendo negli ultimi anni, ma una magia che ha sempre immensamente caratterizzato qualsiasi prodotto della Disney. Questo corto ovviamente ha voluto essere un omaggio al padre della Disney, quindi sarebbe a dire a Walt Disney. Infatti c'è anche un momento, ragazzi, all'interno del corto che secondo me è estremamente commovente. Infatti io non vi dico, ragazzi, cioè, a parte, sono stata coi lucciconi agli occhi tutto il tempo. Poi proprio questo momento, ragazzi, del corto di cui vi parlavo ha segnato proprio il crollo totale della sottoscritta. Poi da lì in avanti è stata un'escalation di lacrimoni e fazzoletti e tutto il resto. Poi lo sapete, io purtroppo sono super emotiva, ragazzi, ma questo perché ve lo sto dicendo? Proprio perché credo che la Disney sia stata capacissima, come vi dicevo, soltanto in 10 minuti di fare un qualcosa di straordinario, non solo a livello tecnico, e poi se lo guarderete, se l'avete guardato, capite il perché, ragazzi. Quindi già tecnicamente è meraviglioso questo corto e merita il termine capolavoro, ma non solo, quindi tecnicamente, è proprio l'idea di base, ragazzi, che è meravigliosa. È un'idea effettivamente, tra l'altro, molto semplice, ma che è stata poi sviluppata in un modo che un amante della Disney, ragazzi, non può che amare follemente, assolutamente. In questi 10 minuti, ragazzi, ci hanno messo veramente tutto, veramente tutto. Chi ha guardato il corto capirà quello di cui sto parlando, e questo tutto, ragazzi, secondo me è qualcosa di meraviglioso. Chi mi conosce bene sa quanto la sottoscritta ami la Disney, quindi vedere questo corto e vedere quel tutto in questo corto e vedere quanta magia abbiano messo in quel tutto di questo corto, ragazzi, non ha potuto che regalarmi un'emozione veramente unica. La Disney, ragazzi, è un qualcosa che accompagna tutti noi veramente da sempre, quindi non soltanto noi che siamo ancora abbastanza giovani, anche chi è più grande di noi. Mia mamma, per esempio, sempre, ragazzi, mi dice di quanto comunque sia affezionata alla Disney, comunque alla figura di Walt Disney, che mi dice sempre mi ha accompagnata sin da bambina, perché, ragazzi, comunque 100 anni, sono 100 anni, parliamo di un secolo, quindi neanche di 50 anni, che comunque già sono tanti, parliamo di un secolo, è un secolo, ragazzi, che la Disney fa parte delle nostre vite, delle vite di tutti, ed è un secolo che la Disney è capacissima di regalarci una magia che secondo me è rimasta ineguagliabile. Io credo che nessun altro sia mai riuscito a raggiungere quella magia, ragazzi, che ha sempre avuto la Disney. Io parlo per me, sarò un po' di parte perché comunque io amo follemente la Disney da sempre e tutti i suoi film animati, ma credo di non esagerare appunto nel dire che quella polvere magica che ha sempre circondato la Disney non ce l'abbia avuto mai nessun altro, ragazzi, ed è sempre stata capace
capace di inserirla in ogni suo prodotto, che sia corto, che sia film animato, che sia qualsiasi cosa. C'è sempre stata quella polvere magica a circondare ogni film animato della Disney, perlomeno fino ad un certo punto, ragazzi, perché purtroppo temo che negli ultimi anni anche la Disney un pochettino si sia persa, abbia perso appunto un pochettino di quella polvere magica che da sempre l'ha caratterizzata. Con questo non voglio dire che i prodotti attuali, ragazzi, siano veramente sempre un disastro, siano scadenti, però lo dico a malincuore che negli ultimi anni i prodotti che ha cacciato la Disney hanno perso quella magia che ci ha sempre permesso di emozionarci con i prodotti appunto Disney. E questo corto invece è proprio rappresentazione del fatto che la Disney quella magia ce l'ha ancora, perché sono stati capacissimi di inserirla tutta. Cioè sembra che tutta la magia che la Disney abbia perso in questi ultimi anni sia stata inserita dentro questo corto, e questo mi fa ben sperare. Io spero che il riscontro che sta avendo questo corto possa permettere, ragazzi, a quelli che stanno oggigiorno alla Disney di ricordarsi appunto di quella magia, di ricordarsi di essere capaci ancora di usarla. E quindi, ragazzi, in questo video volevo appunto un attimino descrivervi l'emozione immensa che questo Once Upon a Studio è stato capace di regalarmi, emozione che secondo me, ragazzi, dovrebbero provare più persone possibili, specialmente quelle amanti della Disney. Per cui, se non lo avete ancora guardato, ragazzi, io non posso che rinnovarvi l'invito a guardarlo assolutamente. Come sempre, ragazzi, comunque io aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Se l'avete già guardato, ovviamente potete dirmi cosa avete preferito, cosa no. Cerchiamo ovviamente, ragazzi, di non fare troppi spoiler comunque nei commenti, per chiunque lo guardasse dopo aver visto questo video. Magari potete poi tornare qua sotto nei commenti a dirmi che cosa vi è piaciuto di più. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdoscia a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.